Dante Martinelli, che è il commissario per l'Expo svizzero. Tra il padiglione tedesco e quello italiano troveremo quello svizzero. Sì, effettivamente è una vicinanza di cui ci rallegriamo, perché sono dei padiglioni importanti, tutti, ovviamente quello dell'Italia è stato ospite e organizzatore, anche quello della vicina Germania, siamo fra vicini, dunque siamo padiglioni importanti. La Svizzera è stata la prima ad aderire a questa manifestazione internazionale. Il progetto che presentate è incentrato soprattutto sulla sostenibilità, no? Come si vede anche nel padiglione. Sì, è un progetto che sottolinea l'importanza della responsabilità nell'alimentazione mondiale. Ovvio che il tema scelto dall'Expo, che è un tema molto importante che concerne tutti i paesi e tutte le popolazioni, ci è molto caro. Noi siamo attivi nel campo della sicurezza alimentare, per esempio nel campo delle relazioni fra l'alimentazione e l'ecologia, il rispetto dell'ambiente, nel campo della ripartizione dei consumi alimentari. Dunque il nostro progetto è orientato a questa problematica della responsabilità di ognuno nell'alimentazione. Costruire però questo padiglione avete centrato l'attenzione su un materiale preciso che è il legno, che pensate poi di riutilizzare, in che modo? Per la costruzione stessa del padiglione effettivamente utilizziamo il legno, che è un materiale ecologico, ovviamente se si utilizza la materia prima anche ecologica, e con l'idea appunto di riutilizzarlo altrove alla fine dell'Expo. Esattamente. Un'idea che stiamo studiando è per esempio di utilizzare le torri come giardini in città, giardini diciamo per coltivare legumi o frutti, come esistono già in diverse città della Svizzera ma anche altrove. In generale sono giardinetti coltivati all'esterno delle città, nelle periferie, lì con queste torri potrebbero essere utilizzati anche in zone urbane.